il 93? Il mio vecchio autobus. Quanti anni sono passati da quella mattina? Allora non avevo la Maserati, ma ero pieno di entusiasmo. Mi avevano convocato qui per darmi la tanto sospirata convenzione di medico della mutua. Non si fa che bere cappuccini qui, eh? Sì, dottore. E quando lavora? Mai, dottore. Ciao, caro, annunci per il dottor Vianello. Il dottor Vianello non c'è più, c'è il dottor Lampredi. No. Buongiorno. Hai detto il dottor Lampredi? Lo conosce? Lo conosco, sì. Ho sentito parlare molto della tua clinica. Anzi, mi ripromettevo uno di questi giorni di venirla a visitare. Ah, vieni, vieni, mi fa molto piacere. So che hai preso con te il vecchio De Amati. Sì, vecchio ma sempre efficiente. E anche Drufo, Sandolini, Misticò, Zucconi. Sì, ho voluto riunire intorno a me tutti i vecchi amici. Ci sono anche i giovani, giovani di grande valore. Guarda, Villa Celeste, io te lo dico senza falsa modestia, è una delle più moderne e meglio attrezzate. È una delle più care. Ah. Soprattutto per la nostra mutua. Sì. Caro Tersilli, sarò franco. Ho qui una relazione sulle notule mensili presentate dall'amministrazione della tua clinica. Ci sono cose che ci sorprendono e ci preoccupano. Bene. Per esempio, a Villa Celeste il 72% dei bambini nascono con parto cesareo. Non c'è appendicite che non sia complicata da peritonite. Tutte le ernie sono strozzate, perfino le riniti sono curate chirurgicamente, per non parlare poi delle radiografie, stratigrafie e trasfusioni e applicazioni di rene artificiale. Nella tua clinica i più moderni antibiotici e i più costosi vengono usati come l'aspirina. Ma che dici? Tutti i medicinali hanno il talloncino giustificativo. In una clinica dove ci sono anche dei paganti è facile procurarsi i talloncini dei vari medicinali. L'ossigeno. Con l'ossigeno consumato nella tua clinica si potrebbe gonfiare un dirigibile, caro Guido. I dirigibili non si usano più. E poi si gonfiavano con l'idrogeno, non con l'ossigeno. Tersilli, io ti sto parlando da amico. E anch'io ti parlo da amico. Lampredi, con quello che mi dà la tua mutua, io non ci pago neanche il cambio delle lenzuola. Perché le altre mutue? E sono più migragnose della tua. Oh, voi pagate 5.000 lire per un patereccio e 5.000 lire per un appendicite. E mi date un massimale di 12.000 lire per qualunque intervento di alta chirurgia. Se io pensassi ai miei interessi accetterei solo paterecci, no? Ma i paterecci non sono mica tanti. E allora che devo fare? Mi arrangio. Come? Prima di tutto cercando di convincere il mutuato a prendere una camera singola, facendogli pagare intanto la differenza fra quello che passa la mutua e la retta. Che è di quanto? Di quanto? In prima classe 28.000 lire. Caspita! Che vuoi dire, scusa? È molto. Io a Villa Celeste c'ho 11 medici, 26 infermieri, 18 fra portantino e portantino, 12 monache, 6 persone in cucina, 4 in lavanderia, 3 uomini di fatica, 2 autisti e 2 giardinieri. Villa Celeste è costata 1 miliardo. Lascia fare quello che dicono certi giornali, che io il terreno l'ho avuto dalle piccole ancelle dell'amore misericordioso. 8.000 lire al metro me l'hanno fatto pagare quelle figlie di Maria. Io a Villa Celeste ci ho fatto i capelli bianchi. Beh, ma allora ti tingi. Scherza tu. Non lo capisci che siete voi mutue che ci obbligate a fregarvi? Stabilite dei massimali differenziati, dei massimali onesti, e vedrete che ci saranno meno cesarei. Le appendiciti saranno appendiciti e le riniti riniti, senza complicazioni. Tersilli. Non dipende da me. Io sono un semplice funzionario con mansioni di controllo. Ma che cosa credi che sia divertente per me dover fare i conti in tasca ad un amico come sei tu, ad un collega? Per quello che mi pagano, poi. Tu mi dirai, chi te l'ha fatto fare? Potevi continuare a fare il medico. Io non c'ero tagliato, ho sbagliato professione. E ho famiglia, Tersilli. Ho famiglia. Vedi, io ti parlo a cuore aperto. Ho capito, Lampre. Anch'io ti parlo a cuore aperto. Vedi a Vianello che occupava la tua poltrona prima di te, io gli davo il 3%. A te che sei un amico ti do... Il 10. Il 5. L'8. Il 4. Il 5. Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
te, tocchi proprio a te. Beh. Buongiorno, sor Pasqualina. Buongiorno, sor Beatrice. Non so com'è, ma arrivo sempre in ritardo. Me ne sono accorta. Bisogna essere indulgenti, sor Beatrice, è così giovane. Già, è così poco vestita. Buongiorno sorella. Buongiorno professore. Buongiorno. 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 Buongiorno professore. Sor Beatrice, buongiorno. Buongiorno cara. Professore. Buongiorno sorella. Sor Pasqualina, come andiamo? Medici personale sono tutti presenti. Sì. La clinica è quasi al completo. Sono libere soltanto la 31 e la 44 e un lettino nella terza corsia. Sì. Bisognerà dimettere qualcuno. Sì. Ci penseremo noi, sorella. Grazie, sor Pasqualina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti, come andiamo? Come vanno i suoi occhi? Male, non ci vedo. Occhio non vede, cuore non duole. Sta riconsolata. Dica sorella. Notte abbastanza tranquilla. Sì. Stamani due Enfans e uno Idem. Mi scusi, non ho ancora aggiornato il tabellone. E nottata due urgenti, una commerciante e una INP. Che cos'è? Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti. Caffè? Bene, buona mutua. I giornalisti sanno farsi rispettare. Giorno, suor Colinna, girato? Sì, professore. Bene, buongiorno. Ciao, Diamatis. Scusami, ma stavo dando disposizioni per gli interventi di questa mattina. Ma ti pare? Sua Beatrice ti avrà informato dei nuovi arrivati. Quello dell'ernia strozzata è il caso più urgente. Bisognerà operarlo a fine mattinata. Prima è, meglio è. Allora, vogliamo andare a vedere questi nuovi arrivati? Andiamo. Vediamo chi possiamo ricoverare, chi possiamo dimettere. Io ho già preparato una lista, se vuole vederla. Bene. Il professor Diamatis l'ha vista? No, ma va bene ugualmente. Prendi, vogliamo andare? Eccoli, buongiorno miei cari, complimenti per le vostre buongiorno. Candide uniformi. Caro Drufo, vuol mettersi al passo con gli altri? Niente da fare, caro Terselli. No? Ah. Dottoressa Olivieri, la nostra meravigliosa dietista, vogliamo grazie, aiutare professore. Il nostro Drufo? O fa una dieta dimagrante o gli cambiamo la giacca, no? Andiamo miei cari, abbiamo un lavoro pesante stamattina. Grazie. Venite cari, venite, venite. Eccola la cura dimagrante, fatta a piedi, Drufo. E poi dice che uno... Ma bravi, bravissimi, bene, benissimo. Una scelta davvero indovinata. Cinque ricoverati, uno peggio dell'altro, sentite. Un INAM, con stenosi mitralica. Un EMPALS, ulcera gastrica con ematemesi. Un IMPCE, con cirrosi epatica in fase terminale. E per fortuna, guarda caso, il nostro Drufo ci ricovera un commerciante con ernia inguinale, grazie a Dio. Sembra che lo facciate apposta, ma che lo fate apposta? Perché l'unica cosa che funziona qui sono le diete, grazie alla nostra dottoressa Olivieri. Che fate, commentate? Le assicuro, professore, che quella stenosi mitralica è assolutamente operabile. E chi se ne frega, quando sai che l'INAM per questa operazione non ci rimborsa neanche l'ossigeno? E l'EMPALS con l'ulcera gastrica, mistico, di chi è? Mistico, dimmi mio, professore. Ah, bravo, Mistico, così oltre al ricovero tu gli fai le analisi, i sondaggi, le ricerche, vero? Sì, professore. E chi le paga? Le paghi tu? Quando sai che la mutua a me non mi rimborsa neanche il canale di regolizia. Di perizia. Oh, suor Beatrice, e l'IMPCE con la cirrosi epatica. Di chi è, tua? Di chi è? Di Sandolini. Ah, bravo Sandolini, sei un genio Sandolini, grazie.
E chi mi paga le lastre, le paracentesi, gli svuotamenti, le analisi? Perché l'INPS non paga. Qui l'unico che guadagna è Don Vittorio per il funerale. Io credevo, professore. No, che credevi? O mettetelo bene in testa. Io in questa clinica voglio battesimi, non funerali. Allora cosa dobbiamo fare? E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di mandarvi via, no? Federico, ma ormai... Perché ormai? Ma è possibile che vi devo insegnare tutto io? Volete venire, miei cari? Andiamo. Radio Nertucci, febbre? 39. Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno professore. Buongiorno, come andiamo signora Paoloni? Male. Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, non si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha. Ci sei trufo? Zucconi, ernia strozzata, bandolini, cirrosi epatica, truffo, diverticoli, piedoli vieni, solito digiuno, vi amato, tutto bene. Buongiorno signori, salute. Eccolo, è lui che soffre di ulcera gastrica? No, è l'altro professore. È molto che lei soffre di ulcera gastrica? Saranno almeno 6 anni. Sì. Recentemente ho avuto delle emorragie. Sì. Il dottor Teroni, sì, ha fatto le analisi, sì, e mi ha convinto... Di tornarsene a casa. No professore, di farmi operare. E va bene. Il signore ha chiesto una camera a pagamento. E perché non ve ne dite subito le cose? Parlare. Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta? Sì, lo so, ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia. Complimenti, è così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore. Grisenti. Addio, Grisenti. Fai lasciare un deposito. Salute, professor. A noi. Ma chi è? Un nevrotico, uno stato. E legati al braccio, no? Ho sempre portato il cinto, ma siccome mi vergogno un po' a dirlo, alla mia età ho deciso di sposarmi e allora lei mi capisce. Ah, la capisco benissimo e mi congratulo con lei, giovanotto, per la decisione presa. Il professor De Amati se la opererà oggi stesso, vedrà, è una cosa da niente. Lei fra una settimana si sentirà come un ragazzo. Non c'è niente da fare, la gente vuole sposarsi. Bosello Vittorio, stenosi mitralica. Episodi di reumatismo articolare, affanno intenso. Edema agli arti inferiori, recentemente un grande attacco di dispnea. Va bene, basta. Che mestiere fa lei, signor Bosello? Lavoravo a Lene, la centrale da prima porta. Ah, allora è lei che ogni tanto ci lascia senza luce, eh? Qualche volta quando c'è il sovraccarico. Signor Bosello, noi la ringraziamo molto e così ringraziamo il suo medico personale, il dottor Diodato, che ha preferito la nostra clinica, e così lei, dottor Cremona, che ha voluto ricoverarlo. Ma in coscienza devo dirle, signor Bosello, guardi, io parlo contro i miei interessi. Lei non può restare in questa clinica, deve andare in un grande ospedale dove... Dove è morto più o morto meno non dà fastidio. Perché dice questo? Lasci perdere, va, ho capito, faccio venire mia moglie e mi faccio portare via. Sentito? Continuate a ricoverare senza ponderare le conseguenze. Carattere forte, orgoglioso il nostro elettrico, eh? Andiamo, signori. Su. Vogliamo vedere questo pancione, signor Aristide? Ecco, signori. Un bellissimo addome batraciano. Versamento liquido libero. Respiri profondamente. Fegato non palpabile. Sindrome da probabile cirrosi epatica. Forse non è da escludere un'epatite virale, signori? Non è male. Forse. Lei è la moglie? No, sono la sorella. Suo fratello beve? E non lo vede? Sì, lo vedo. Io domando, lei risponda, signora. Ah, sono almeno 40 anni che beve. Sì. È stato in clinica non so quante volte per disintossicarsi, ma poi ricomincia. È molto grave. Non si può dire così su due piedi. Bisognerebbe fare una paracentesi, fare delle analisi, riempirlo, svuotarlo. Signora, vuole un consiglio? Io le parlo contro il mio interesse. Lo porti subito via da questa clinica. Lo porti in un grande ospedale dove ci sono dei medici specializzati, delle attrezzature adeguate per questo tipo di male. Ripeto, parlo contro il mio interesse, signori. Giusto, professore. Giusto, lo sento e la ringrazio. È così difficile oggigiorno trovare dei medici onesti come lei. Grazie, signora. Cin cin, si Aristide. Ma vaffanculo. Te la mutua.
Klinger. Chi è? Siamo gli uomini bianchi cattivi. Che, non li conosci? C'è gravato stanotte. Andiamo via. Onorevole. Sta dormendo, professore. Onorevole, sì, ma lei? Faccio quello che posso. Beatrice, anche questa? No. Sì. Chiudiamo. È incazzoso. Professore. Oh, scusi, sor Beatrice. Miei cari collaboratori, ancora una volta devo ricordare a lor signori che Villa Celeste dell'Amore Misericordioso non è un istituto di beneficenza, ma una clinica privata gestita con soldi miei. Grazie al vostro acume e alla vostra perspicacia, in una sola mattinata ci siamo rimediati una querela, tre maledizioni e un baffa... Contenti? Se non hai altro da dire, possiamo cominciare gli interventi. Sì, ancora una cosa. Vi ricordo che giovedì prossimo la TV trasmetterà l'atteso servizio sulla nostra clinica. Vogliamo vederlo a casa mia? Io e mia moglie saremo molto lieti se volete intervenire con le vostre gentili signore. Grazie. Ci sarà anche una cenetta in piedi. Grazie, grazie. 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 A loro? A me pare che diventerò un trufo. Ah. Sento battiti a 160, 140, 135, 120. Che è la prima gravidanza? Sto Primarola. Primarola? Qui dentro c'è una famiglia, tu? Natoli? Lega. Dal quinto mese in poi le è stata rilevata iperalbuminuria, aumento dell'azotemia. Malgrado la dieta ipocalorica, ha azotemia oltre a 0,60. Insomma, è un tipico caso di gestosi gravidica. Che ho tanta paura, dottor. No, che paura. La paura è tutta mia. Tra poco per te è tutto finito. Riposa e stai allegra. Grazie. Ste romane. Dottoressa Natoli, lei non è venuta alla riunione stamattina, vero? No. Perciò non ha sentito quello che ho detto ai suoi colleghi. No, professore, avevo una rottura delle acque. Ecco, è proprio le rotture che dovete evitarmi. Voi siete miei collaboratori e dovete fare gli interessi della clinica, non delle mutue. Oh là, e questo è un omone, com'è grosso. Non mangia troppo latte, sorella? Oh, sì, è tanto goloso. Non lo vizi però, eh? Di tante donne incinte che ci sono, lei mi ricovera una primarola di quel genere. Una primarola? E così dicono a Roma. Scusi, professore, che dovevo fare? Ebbene, non guardi solo le cartelle cliniche, dia un'occhiata anche alla pancia, non ha visto? Quella, se ci va bene, ce ne sforna cinque. La mutua me ne rimborsa mezzo, scusi. Chi c'è qui all'incubatrice? Natoli? E questo che fa? Sempre qui sta? È aumentato di un etto, poverino. Se aumenta di un etto al mese, ce lo teniamo un anno, questo. Scusi, professore, che dobbiamo fare? Lo dobbiamo buttare? No. Che vuoi, che ti dico bravo? A me? Mariotti, andiamo molto male, malissimo, troppe lastre. Troppe, dici? Sì, ma ti rendi conto che nel giro di 3 giorni avete fatto per ben 3 volte la colocistografia per un totale di 24 lastre? Oh, amico! 3 volte gliel'ho dovuto fare, il dottor Cremona voleva che gliele rifacesse. E che ti pare, il Cremona? Cremona ha ragione, tu lo sottovaluti, col materiale che tu mi fornisci, lastre praticamente scadute. Come scadute? Sì signore, scadute. Leggi qua, queste lastre sono scadute da 3 mesi. Sì, ora mi vorrei dire che lei ha pagato un terzo. No, io non ti dico niente, sei tu che mi accusi di fare delle economie. Sì signore, ti dico che d'ora in avanti non intendo più fare esami radiologici con questo materiale. Non ti incazzare, Mariotti, che ti fa male al fegato. Fegatolo, ce l'ho di bronzo io, come la faccia tua. Povero Mariotti, è proprio invecchiato, eh? Come le lastre? Chiuso per ferie. E chi è che fa lo spiritoso? Farò delle indagini. Però, Brava. Francamente, sono quasi 3 mesi che il rene artificiale non funziona. Lo sa quanto costa un filtro di rene artificiale? 19.000 lire. Non c'è mutua che paghi. Certo, l'ho sempre detto, il rene artificiale soltanto per i paganti. Certo, se no, resti chiuso, tanto, per che sì, serve. Professore. E allora, dottor Guberti, mi consoli almeno lei? Tutto bene qui, vero? Professore, io faccio miracoli. Anche lei, eh? Perché anch'io? Non lo so, una clinica che costa miliardi va avanti a forza di miracoli. Non c'è da sbrigarsi dalle risa? Quali sono i suoi miracoli? Beh, da una settimana manca l'apparecchio per l'elettroforesi. Manca il reagente per le transaminasi. Il reagente Meyer per la glicemia non dà più risposte esatte. No, eh? Manca la calce sodata per l'apparecchio del metabolismo basale con le conseguenze che lei può immaginare, professore. Insomma, professore, mancano le cose essenziali. Guardi, tutto lavoro arretrato. Guardi. Guardo, ecco. E queste che so? Ah, beh, questa è birra. Birra? Dio. Sa, al bar è sempre calda e costa il doppio. Vuole favorire? Vuol favorire, sor Beatrice, chiuda. E che porcheria è? Roba da mano. Beh, insomma, professore, io sono il capro espiatorio. Non riesco a far fronte alle richieste dei vari reparti. I medici protestano perché non sono assolutamente perché, in grado perché di... Perché glielo dico io? Perché non sono bene i medici? A parte il fatto, caro Guberti, che lei usufruisce di un gabinetto analisi dei più importanti di Roma, con uno spiegamento di mezzi. Guardi qua, ma che vuole?
E poi un bravo medico non ha bisogno di tante analisi per fare una diagnosi o per stabilire una terapia. Ma come dice il grande professor Azzarini, l'occhio clinico non è quello del medico, ma è quello del paziente, che è molto più rivelatore di qualunque altro mezzo d'indagine. Non dice così? Sì, professore. Ma il professor Azzarini è il professor Azzarini. Sì. E poi sarà anche vero che non fa fare tante analisi, tanti elettrocardiogrammi, tante radiografie, ma i suoi pazienti gliele mette in conto lo stesso. Calunnie! Lo domandi a mio cognato, che è suo. Oh, Guberti, il professor Azzarini è amico della clinica, è mio personale. Le proibisco di fare allusioni. A lei quelle bottiglie lì dal frigorifero. La birra, se la vada bene al bar. Che qui fa schifo, fa. Bene. Perché? È imbriato. Ha perduto la mamma. Bisogna mandarlo via, perché no, sconvolto. C'ha l'occhio da matto. Anche qui si fanno miracoli, il miracolo della sparizione. Che è sparito, Sor Teresa? Peane, clemere e pinze. Ecco, le pinze. Ma dove sono andate a finire tutte le pinze che non ci sono più? Professore, si perdono. Ma dove? Nello stomaco dei pazienti? No, certe volte si buttano via insieme alle garze, alle... Perché, Suor Beatrice? Perché non c'è nessuno che controlla. Gli aghi, poi, Suor Teresa. Professore, adoperandoli si spuntano. Li adoperano male, li innestano male. Chi c'è qui? Un'ernia, professore. Hai lo sposino, eh? Ma che fanno lì? Quelle ansate lunghe? Ma chi è che cuce? Quelle ansate lunghe, consumate chilometri di filo. Il dottor Cremona le vuole sempre molto lunghe. Ah sì? Dottor Cremona non vada a spese, eh? Dottor Cremona? Sono io. Lei per un fegato mi ha fatto 12 lastre. Era un caso particolarmente difficile, professore. Eh? Mi scusi, ma adesso non ho tempo per rispondere. No, faccia pure. Il caso difficile, era un mutuato dell'INAM. Cosa paga l'INAM? 10.000. 87.000 lire di lastre. Chi c'è qui? Ehi! Giovanotti, signori, e che fate? Qui si fuma, si beve, si telefona, ma chi sono questi? Gli assistenti del professor Caviglia. Gli assistenti di Caviglia, sono i giovani, non vado alla spese loro, eh? Dottorini Belli, un chirurgo coscienzioso, resta in sala operatoria per rimanere sterile. Voi che fate? Per 3 interventi vi consumate 18 camici. Non sapete che un cestello sterile costa 8 lire? 12 lire. Aie, no, 8. Professore, la sterilizzazione costa, l'autoclave consuma. E l'autoclave, le soline, possono spegnerla, la tengono sempre accesa come la televisione. No! Suor Beatrice, controlli lei i ricoveri. Loro non devono prendere iniziative. Io mi fido solo Grazie, di lei. Professore. Tutto quello che fa lei è ben fatto. Tutto, dico. E qui? Avete dimesso la signora Parisi? Sono 10 giorni che è qui, professore. E che vuol dire? Occupava una camera singola, senza pagare la differenza. E lei l'ha dimessa, senza dirmi niente. Lei ha detto faccia lei quel che fa lei è ben fatto. L'ho detto io? Sì, professore. Signora Parise, ma cosa ci fa sentire questa signora Parise, questa cattiva signora Parise? Ma che fa, ci lascia? Avete sentito male, professore, non sono io la cattiva che vi lascio. No? Ma siete voi che mi mandate via. Professore, non era al corrente, sono stata io a dimettervi. Le radiografie e le ricerche di laboratorio non hanno riscontrato niente di patologico. No. Ed è piuttosto che mi mandate via perché non pagavo la differenza fra quello che passa la mutua e... E che? Signora Parise non lo deve neanche pensare questo, sa? Se non lo deve pensare, allora io non lo penso. Io questo dolore però ce l'ho sempre. Signora Parise, lei ha fiducia in me? Voi sì, dottore. E allora sentiamo questo dolore, questo dolorone che affligge la signora Parise. Su! No, no. Fa male qui? Ai. Fa male? Ai. Lei adesso se ne ritorna a casa serena e tranquilla e seguirà la dieta della dottoressa Olivier, eh? E mamma fa. Sa che la signora Parise è stata la mia prima mutua? Ah sì? Non lo sapevo. Non si può dire che non m'abbia portato fortuna. Mm-hmm. Se ne va del buon nome della nostra clinica quando poi abbiamo una situazione così confortevole. Sì, professore. E questa chi è? Ah, volevo presentare il suo marito. Lei sostituisce il Sor Vincenzo che è tornato in convento per un periodo di cose. Bonjour, mon professeur. Accettazione? Oui, mon professeur. Bene. Allora, siccome lei è nuova, Suor Marie-Claire, le dico subito quali sono le mie direttive. Selezionare le mutue prima di accettare un mutuato. I pazienti devono uscire da Villa Celeste non imprecando ma benedicendo, vous êtes d'accord? Oui, mon professeur. Français? Non, tunisien, mon professeur. La voix, des sables immenses, pays où règne le bel. Venez, troublez mes silences, il faut, vous connaissez? Non, mon professeur. Maurice Chevalier. Ma Tunisie, venire da Dieu, merci. No, no, dobbiamo andare, le visite non sono ancora finite. Sì, andiamo. Mai un minuto di evasione le mi concede, Suor Beatrice. Lo volete sapere che cosa me ne faccio io delle vostre posate? No, non voglio sapere. E io invece ve lo dico lo stesso. Io delle vostre posate me ne faccio... No, 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 signora Parise. No, 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 no. Venga a dirla a me in un'oretta, avanti. Ma cosa succede? Lo voglio dire a lei. Ma che è successo? Cosa ha fatto? Mi hanno accusata di essermi appropriata di un cucchiaio e una forchetta. È stata Suor Virginia a dirmi che mancavano queste due posate dalla stanza 43. Va bene, garantisco io per la signora Parisi. Eh no, professor, no. Per Antonietta Parisi rispondo io. Oh.
Erano nella cesta della biancheria. E come vi siete permessi? Senza essere sicure. Ci penso io, professore. Sì, ci pensi lei. Venga, signora Parisse. Prego, signora Parisse. Ecco. Venga, signora Parisse, sia buona. La prego di accettare tutte le mie scuse. No. Le scuse sono mie che devo fare a voi. No. Sì, mi sono comportata proprio da pagata. Ma no. Ma capirete, sentirmi accusata di aver rubato due posate, di appagare. No, erano d'argento, signora Parisse. No, dottore, una certezza. Lasciatemelo dire. Abbiamo una valigia completa di posate d'argento, indistintamente per mutuati e pagare. Auguri, signora. Arrivederci, dottor, mi raccomando, Non dubiti, signora Parisse. Ricordatevi che senza di voi non posso vivere. Beatrice, quando ci sono delle stanze libere, una è per la signora Parisse. Lei è più di una mutuata, è la nostra mascotte. Se lo dice lei. Sì, lo dico io. Quasi ora di colazione, dobbiamo ancora visitare le cucine. Sotto spadina, se si libera una stanza, mi avverta. Sì, professore. Avverta me, va bene. Sì, anche lei ha ragione, sor Beatrice, ma c'è il pro e il contro, si ricordi? Sì? Poi là. Che vuol fare, sor Beatrice, nell'esercizio delle sue funzioni, come va? Che fai tu, sguattero, fumi in cucina? È il protetto di Monsignor Ruggeri. Ma no. Come ti trovi qui da noi? Ricordami a Monsignor Ruggeri. Esatto. Dottoressa Olivieri, come va? Scusi, non l'avevo sentito arrivare. No, sempre presa dalle sue tabelline dietetiche, vogliamo vedere? Diete con proteine, ipocaloriche, con carboidrati, e qui che c'è? Eccole, coscetta di pollo, quante coscette? Quelle coscette sono 10 giorni che vanno e vengono dal frigorifero, bisogna cambiarle, i pazienti si rifiutano di mangiarle. Meglio, anzi, potremmo farle fare di plastica, no? Professore? Sì? Deve dirle. Ah, sì. Dottoressa Olivieri, lei non la mangia la coscetta di pollo, vero? Io? No, mai. Ah, si vede. Ma una dieta però dovrebbe farla, sa? Perché le ammalate sono gelose di vedersi sempre davanti una ragazzona piena di salute come lei e gli uomini diventano nervosi. Se poi invece vuole conservarsi in forma, cambia almeno il suo abbigliamento, giusto? Ho capito, professore. Da oggi in poi mi vestirà dalla sarta di suor Beatrice. L'abito non fa la monaca. Che profumini qui! Ah, potessi restare a colazione con voi. Buon pranzo. Grazie, buon appetito, professore. Buon appetito, sor Pasqualina. Professore. Buon pranzo. Buon pranzo, professore. Buon appetito, sor Beatrice. Buon appetito a tutti. Padri! Padri! 28.000 lire al giorno! La riconosco, è quella dell'altro giorno! Ci ho fatto un segno! Professore, Padri! Pronto? Sì? Un momento. Guido? Chi è? A telefono. Che? Chi è? La dottoressa Anatoli. E chi gli ha detto che c'era? Certo, dove vuoi essere a quest'ora? Ha detto che si tratta di un caso urgente. E che ti pare? Appena arrivato in clinica è già trovato un caso urgente qui. Pronto? Sì, Anatoli, sono io. Dica. Che c'è di tanto urgente? Si tratta di quella ragazza ricoverata per minaccia di aborto. Improvvisamente accusato, dolori all'addome e all'epigastro. Con nausea e vomito, la temperatura è salita. È chiaro che si tratta di una gravidanza extrauterina. Cosa dobbiamo fare? È chiaro, dice. Anatoli, anche la settimana scorsa era chiaro, poi invece... Ma ora non ci sono dubbi, professore. Il Douglas è pastoso, c'è un senso di resistenza dal lato della tromba gravida, ipotensione arteriosa, polso frequente, bisogna operare d'urgenza. E l'estrauterina è una delle diagnosi più difficili, come fa ad essere tanto sicura? Professore, sono da molti anni in sala parto, credo di aver imparato qualche cosa. Faccia così, applichi delle borse di ghiaccio, controlli ogni tanto la pressione e disponga per fare un'eventuale trasfusione. Domani mattina deciderà il dottor Cariglia se è necessario o no operare. Come vuole lei, professore. Cos'è successo, Will? E che è successo? Una ragazza che abbiamo ricoverato con dolori addominali, forse una minaccia d'aborto, e l'Anatoli dice estruterino. E tu perché non chiami Cariglia? E come perché? È una mutuata dell'Empals. L'Empals paga 10.000 lire, chiami Cariglia che prende 80.000 lire solo come supplemento notturno.
E invece domani mattina rientra nella normale routine. E la spesa è contenuta in una cifra ragionevole, sempre più di quello che paga la mutua, ma comunque ragionevole, scusa. E se non arriva domani mattina? E chi lo dice? È una ragazza giovane, forte, sana, e la Natori, fanatica, che fa sempre le tragedie. Io non glielo faccio più fare il turno di notte a quella. E poi, oh, si decidessero le mutue a passare la pillola. Ah. Abbiamo fatto male a telefonare. Bisognava chiamare il dottor Cariglia e tutti gli altri senza domandare il suo parere. Ma certo. Guido. 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 Non riesco a dormire. No. Sto pensando a quella ragazza. Telefona, fa venire l'ostetrico, falla operare. Ma che dici? Sai cosa costa far alzare Cariglia? È questo che le mutue non capisco. Sì, tu hai ragione, ma io non riesco a dormire se penso a quella poveretta. E ci pensava. Se sapessi che succede nelle cliniche non dormiresti tutta la notte. Anna Maria, dormiamo. Ti prego, Guido, telefona a Cariglia. Ah! So io il medico, no? So io quello che faccio. Sta tranquilla, dormi. Dormi, eh. Buonanotte, Anna Maria. Va bene, fammi arrivare. Pronto? Cariglia, sono Tersilli. Scusa se ti svegli a quest'ora, dovresti fare un salto a Villa Celeste. L'Anatole dice che c'è un estroterino. Io non ci credo, hai visto mai che avesse ragione. Grazie, ci vediamo domani. Ciao, Cariglia. Ah. Contenta? Grazie. Però se l'Anatole si è sbagliata, a un turno a Cariglia, la faccio pagare a lei altrimenti. Il suo caso, signora, è un caso difficile e molto interessante. Una bellissima neoplasia, proprio all'altezza del professor Azzarini. Bravi, grazie di aver pensato a noi. Si accomodi, signora. Gli interventi del professor Azzarini si dividono in tre categorie. Prima, seconda e terza categoria. Nel suo caso io non conosco le loro condizioni economiche. Siamo preparati a tutto. Sì? I soldi in già mancano. Beh, e che so? Bene, è così che si parla. Di fronte al male? Ci siamo pure venduti la terra. Bravi. Sì. È tutto quello che avevano. Per quel che rende oggigiorno la terra. Allora di prima. Il professor Azzarini prende 1.200.000 lire. Il 20% al primo assistente, il 15% al secondo assistente, il 10% all'anestesista, sala operatoria, analisi, retta giornaliera, dove li sistemiamo? Corsia diagnostica 46. E complessivamente? 2.800.000. Contenti? Signori, se la spesa vi sembra eccessiva, noi qui in clinica abbiamo degli ottimi chirurghi. Migliori del professor Azzarini? No! Azzarini è il primo! Allora no, i soldi sono miei e voglio il superato da Azzarini. Che fame fissi? Per male tu so calare 30 kg, mannaggia. Per regolarità dovreste versare un certo anticipo. Già. Ma siamo sicuro che guarisco? Signora, il professor Azzarini è il migliore che c'è in Italia, ma... Ma bisogna pregare. Pregare? E io prego. Ecco. Mia moglie c'ha la fede. E lei no? No, io no. E che frega, tiene salute quello. Beh, regoliamo l'anticipo. Dica. Professor Azzarini in arrivo. Vengo subito. Andiamo, signori. Buongiorno, professore. Benvenuto a Villa Celeste. Come va? Grazie, la trovo bene, professor. Ma io lei conosce Giorgetti, vero? Come no, il caro diamante. È un onore. Poi là. La dottoressa Olivieri, la nostra nuova dietista. Mi faccia sapere la dieta che segue lei. La inviti a cena, professore. Andiamo. Via, 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 signore, via. È una paziente anziana, molto ricca. Ha voluto un appartamento completo, il migliore. Un'assistenza infermieristica particolare ed è sempre circondata da nipoti, da parenti. Via, 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 via. Secondo me è agli estremi. Non decultisce più, non digerisce più. Io ho convinto i parenti a chiamarla per un consulto, professore, ma... Fatto bene. Non è un caso operabile. Siccome posso, insisto. Grazie, professore. Buongiorno, professore. Buongiorno, professore. Permesso, baronessa? Guardi chi c'è, il professor Azzarini. Grazie di essere venuto, professore. Come va, baronessa?
La baronessa ha 70 anni, senza figli, ma dei nipoti che si interessano affettuosamente alla sua salute. E ai miei soldi. Sì. Il suo peso attuale è di 38 kg. Il panicolo adiposo è completamente scomparso e le masse muscolari ipotoniche e ipotrofiche. Ha un trasie chiaramente palpabile. Se vuole vedere le lastre, è chiarissimo. Gastrectesia e stenosi. Quante parole per dire che ho un cancro allo stomaco. Sì. Sia di buon animo, baronessa. Tutto andrà bene. E allora, professore? Non è operabile. Tutto al più possiamo fare un'anastomosi diretta dall'esofago all'intestino. Sì, professore. Un tubicino per poterla alimentare e non lasciarla morire di fame. Giusto, professore. Ma se non può guarire, perché tormentarla? E quanto crede possa durare? Ma se non è operabile, tanto vale portarla a casa. Non credo, signora, che la loro parente potrà ricevere a casa le cure e le assistenze professore, che ha grazie. 700.000 lire la settimana sono... Sono nulla per chi soffre, signora. Prego, professore. Chi è? È Sua Eccellenza De Galbuto, ricorda? Regalbuto? Sì, è stato capo di gabinetto del suo cittadino. Ma certo che lo ricordo, sua moglie è stata l'amante di... No. Ma certamente, poi beh, dimmi le altre anche, sai, una donna di grande temperamento. Sì? Guardacelo ancora negli occhi. Donna stupenda. Sai chi mi ricorda? No. La tua bella moglie. Ah. Cara eccellenza, quanto tempo è passato? Eccovi, eccellenza. Beh, mi dica, su, come andiamo? Grazie di essere venuto, dottor Lazzarini. Dovere e anche piacere. E poi mi dica... Come si trova Villa Celeste? Non poteva consigliarmi meglio. Ha visto? Professor Terzini, stava verso di me di una gentilezza straordinaria. Non lo dica, eccellenza, non lo dica. Tutto personale. Grazie, eccellenza. Dovere nostro, eccellenza. Professore, come le dicevo, sua eccellenza ha sempre goduto di una salute di ferro, ma in questi ultimi tempi le pulsazioni sono frequenti e il respiro affannoso. Più che affanno, è una sensazione di sete d'aria. Sete d'aria. Fame ecco. D'aria. Fame d'aria, ecco. Non dire stronzate. Scusi. Piuttosto un'altra cosa, non mi fate venire in camera quella dottoressa Olivieri. Poi là, perché? Che è successo? Non è successo niente, ma potrebbe succedere qualche cosa. Benta madre, c'ha un culo da infarto. Ah, questo sì, eccellenza. Roba di giovinezza, la giovinezza. Fa fare molto meglio. Giovinezza, giovinezza, che facciamo, eccellenza? La mandiamo via? No. No, eccellenza. Mai, quella femmina la farei camminare su di me come un tappeto. Signori, il professor Azzarini. Buongiorno. 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 Ersilia Di Gennaro, 27 anni, sposata ad un uomo apparentemente sano. Ha partorito 5 mesi fa. Da allora ha notato delle contrazioni urinarie e il suo tasso azotemico è salito da 1,20 a 2,40. Avevamo pensato di sottoporla ad una dialisi extrarenale col nostro rene artificiale. Cosa ne pensa lei, professore? Lastre. 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 Il caso che tu mi hai esposto in modo così esauriente, grazie, professore, mi sembra perfettamente chiaro. Qui si tratta di un vaso anomalo che comprime l'uretere. Quindi inutile tentare le solite terapie mediche. Qui bisogna intervenire chirurgicamente. Il rene così liberato da questa impregnatura riprenderà a funzionare normalmente. Signori, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, signore. Buongiorno. Ha sentito che ha detto il professore? Andrà tutto bene. Oh, credo, 2.800.000. Professore, come lei ha potuto constatare, purtroppo si tratta di gente poverissima e che non ha nessuna mutua. Tersilli, Tersilli, tu ogni volta mi porti il tuo piccolo caso pietoso, eh? I poveri mi fanno tanta compassione, professore. Va bene, signorina, lei terrà nel dovuto conto la raccomandazione del dottor Tersilli. Scusami, del professor Tersilli. La ringrazio, professore. Però ricordati, i poveri sono sempre quelli che pagano meno. Quante cose devo ancora imparare da lei, professore? Arrivederla, professore. Addio, caro. Arrivederla, professore. Professore, allora lei quando pensa di fare questi tre interventi? Caro Terzini, lei lo sa, non dipende da me, dipende tutto da questa mia tiranna. È lei che decide, è lei che mi tiene in pugno. Sì? Io non sono altro che uno strumento nelle sue mani. Mi raccomando a lei, signorina Fabiani. Consulterà la mia agenda, poi le telefonerò. Grazie, spero presto. Devo tener conto di tutti gli altri impegni e non voglio che il professore si affatichi troppo. Senz'altro, i miei rispetti. Arrivederla, professore. Arrivederla, professore. Segui o segui. Al lavoro, signori, lo spettacolo è finito.
Ma questo è proprio un campino. Buonasera, professore. Signori, mi raccomando, non fate complimenti, servitevi, il truffo. Io mangio, non ti avventare sugli altri. Guido? Che c'è? È arrivato l'ammiraglio proprio. Lo credevo morto. Caro ammiraglio, caro Terzelli. Io parlo a un medico, il discorso è un po' scabroso. Io ho sentito dire che a una certa età questo giro vitale raddoppia le possibilità, raddoppia, come dire, le capacità. Sono due cose diverse, commendatore. Le possibilità dipendono dall'ambiente in cui si vive, dai mezzi e persino dalla conoscenza delle lingue. Chissà il tedesco, per esempio, d'estate, al mare. Buonasera. Ben arrivato. Anna Maria, buonasera. Che gioia vederti. Come sei bella. Grazie, che come gentile. Sei giovane. Hai visto? Hai capito perché Azzarini opera a Villa Celeste? Professore, i miei rispetti. Grazie di essere venuto. Addio, caro. Ho saputo che ha dovuto rinunciare ad un simposio degli spastici, professore. È stato un piacere. E invito di un amico supera ogni simposio. Lei conosce i miei collaboratori, vero, professore? Buonasera. Sono suoi ammiratori. Buonasera a tutti. Ecco il nostro vecchio D'Amatis. Buonasera, carissimo. Eccolo chi ha trovato il segreto dell'eterna gioia. Oh, ma cosa vuoi dire? Voglio dire che quando ho preso la laurea tu eri già assistente di Gambarelli e oggi sembri mio figlio. Mio caro, tu forse dimentichi che io sono stato il più giovane laureato in medicina d'Italia. Oh, è vero, vero. Me ne ricordo io, quando si è laureato era vestito di balilla. Mariotti, Mariotti. Mariotti, ma cosa dici, professore? Una coppa di champagne? Chissà quanto guadagna Tersilli sulle operazioni di Azzarini. No, sta tranquilla che Azzarini una lira non gliela viene nemmeno con le tenaglie. Azzarini no, ma i pazienti sì. Gli basta dire che un'operazione di prima categoria invece che di seconda è tasca differente. Pensare che non paga lo straordinario neanche per i turni di notte. Io l'ho capito fin dal primo giorno che è arrivato all'ospedale di San Sepolcro, vi ricordate? Ho detto, quel Tersilli non mi piace. No, veramente chi questo l'ho detto prima io. Sandrino mi umilia continuamente. Anche oggi in presenza di suor Beatrice mi ha detto che la dieta dovrei farla io. Ma che... Se non ti trovi bene. Sì, lì. Lo sapevi? Me l'ha imposta lui in clinica. Che porco! Sai che cosa dovremmo fare, Sandrino? Aprire una clinica, anche piccola. Oggi le donne, pur di ringiovanire, sono disposte a fare qualunque cosa. Mica sì. Lei, lo scemo è lui. Ma faremo un sacco di soldi. Cara, ma certamente, io faccio quello che vuoi tu, tesoro, quello che vuoi tu. Secondo me il sistema migliore è quello del National Health inglese, dove chiunque, per il solo fatto di essere venuto al mondo, ha diritto all'assistenza medica gratuita. Ah, sì? Ah, le pare bello? Sì. Ebbene, lei sa che cosa guadagnerei io in Inghilterra se naturalmente gli inglesi mi concedessero il diritto di dirigere un loro ospedale? 900.000 lire al mese. Questo a lei sembra giusto. Forse no, ma gli inglesi un anno sì e un anno no portano a casa un premio Nobel, se lei ci ha fatto caso. Noi mai. Ogni mattina, tranne la domenica, una piccola parte dei 46 milioni di italiani che hanno diritto all'assistenza sanitaria premono contro gli sportelli degli uffici ricoveri delle mutue. I medici funzionari sono gentili e comprensivi fino al punto di consigliare al mutuato la clinica dove farsi ricoverare. Allora io le consiglio di farsi ricoverare a Villa Celeste. Ne abbiamo scelta una per la nostra inchiesta, una delle più recenti e moderne, Villa Celeste. Professore, che cosa l'ha spinta a costruire una nuova clinica a Roma dove già ne esistono 250? Ah, non certo l'idea di fare, come molti possono credere, quel che si dice un buon affare, no? Mi ha spinto il desiderio, l'ansia di offrire ai miei mutuati un asilo sicuro. Quanti mutuati ha, professore? Vuol dire quanti ne avevo. Come primario di una clinica ho dovuto rinunciare ai miei vecchi mutuati. Ma non li ho abbandonati. Li ho, diciamo così, distribuiti tra medici e amici, grazie, di cui grazie, conoscevo il valore professionale e lo scrupolo. Perché ho chiamato presso di me un gruppo di giovani medici. Dove siete, miei cari? Quello sono. A cominciare dal professor De Amatis, mio primo maestro. Ma soprattutto tuo amico, caro Tersini. Esatto, caro. Palenti sanitari, specialisti sperimentati, ma soprattutto degli amici. Oi là? E che amici? Ah! Ecco, bravo, una vera grande famiglia. No, non a me, è loro. È vero, commendator Valenzano, che la vostra clinica è stata costruita su un terreno appartenente a un ordine religioso. Sì, alle piccole ancelle dell'amore. Oh, papà, misericordioso. Ma un professore, mio suocero, la fondazione è stato creato per assistere gli infermi e i malati, però quelle gambe di pezzi questo terreno ce l'hanno fatto pagare a peso d'oro. Bene, del resto, bene, come lei sa, tutti i terreni delle picche, delle ancelle dell'amore misericordioso qui a Roma, sa come li chiamano? Gli ettari d'oro. Papà, ma che cavolo sei andato a dire? Ma se lo sa tutta Roma, fa questo piacere. Ettari d'oro. Non esageriamo. È vero, reverenda madre, che Villa Celeste è sorta su un terreno che era stato destinato a parco pubblico per i bambini poveri del quartiere? Ma quante cose sa lei? È vero,
ma i tecnici del comune pensavano che sarebbe stato più facile adattare a parco pubblico una zona dove c'è un piccolo laghetto. Ecco, la zona dove giocheranno i bambini. Ma mancheranno, la fantasia dei bambini. Ma mancheranno noi, zona madragiana. I bambini. È proprio una cretina questa Suor Maria, sai. Ospedali o cliniche private. Si fece sola. Sentiamo a questo proposito l'opinione del professor Bettanovi. Io sono decisamente contrario alle cliniche private. Sono delle sanguisughe che succhiano lo stare mutuo centinaia di miliardi all'anno. Miliardi che andrebbero più utilmente impiegati per potenziare gli ospedali, che come tutti sanno sono un grande... Venduto! Soltanto nei grandi ospedali i giovani talenti possono esercitarsi e perfezionarsi sotto la guida di grandi maestri. E perciò è venuta l'ora di dire basta... Incompetente e disonesto. Guarda come se la prende. Allora, lei è favorevole alla creazione di ospedali pubblici. Grazie, professore. E sentiamo ora l'opinione di un altro illustre cattedratico, il professor Gustavo Azzarini. Professore! Eccolo, devo che si avvicina al nostro microfono. Professore, lei che ne pensa delle cliniche private? Sono assolutamente favorevole al sistema della clinica privata. Innanzitutto per una questione di principio, in quanto fermo sostenitore della libera iniziativa in tutti i campi. Ricordi, io considero la clinica la sola vera arena, la palestra dove i giovani talenti possano addestrarsi e perfezionarsi. Grazie, in quanto nei grandi ospedali, e non lo dimentichi, c'è qualcuno che pensa anche trovano la strada regolarmente sbarrata dagli illustri cattedratici che non sanno e non vogliono rinunciare ai loro assurdi privilegi. Ecco come si fa. Grazie, professore. È stata una vera fortuna poter incontrare il professor Azzarini, titolare della cattedra di chirurgia all'università, dato che il maestro tiene lezione una o al massimo due volte all'anno. Concludendo, le cliniche private non danno alcuna garanzia ai pazienti, in quanto i medici non vengono scelti attraverso concorsi e chiunque vi può esercitare. Insomma, la tragica arretratezza dei nostri ospedali è dovuta al pullulare delle cliniche private, autentiche sanguisughe dei miliardi di mutue. Italo, mi senti? Hai visto la trasmissione? Un insulto alla classe medica. Calmarmi? Non mi sogno nemmeno. E poi la cosa non finisce qui. Io mi farò sentire in alto. Molto in alto! Eh no. Se i cinesi sono in televisione, ditemelo. Che almeno io lo sappia. Ha fatto bene, professore. Mi sono fatto sentire, eh? Perbacco, l'abbiamo sentita, però. Non se la prenda, professore. In fondo è tutta pubblicità. Mamma, ti prego. Sai cosa ti dico? Tua madre forse ha ragione. Mamma ha sempre ragione. Una donna straordinaria, grazie. Signora Celeste. Ancora champagne. Grazie, cara. Io me ne vado. Domani mattina devo alzarmi presto. Mamma, domani vai in Svizzera a farsi una serie di controlli medici. Come ha ragione. Là li fanno bene, seriamente, non come da noi. E si spende meno della metà. Arrivederci. È una cosa che ho sempre rimproverato ai colleghi svizzeri. Prendi per esempio Vanotti, forse più grande clinico, tu lo sai, che abbiamo in Europa. Sai cosa prende per una visita? 15.000 lire. Ma che mi dice? Ma da noi neanche l'ultimo degli assistenti. Di gangster. Adesso l'ho portato il paziente?
Mercury. Sono anche io di rappresentanti dei medicinali, Sono Beatrice, il nostro professor Azzarini. Ha già cominciato l'intervento? Il professore Azzarini dice che l'assegno non va bene. Non c'è motivo di agitarsi, che aspetti, no? Ma infatti il professore gli fermo che aspetta. Ma perché non va bene? No, non la posso accontentare. Io gliel'ho detto, mi dispiace che succedano queste cose che non dovrebbero mai accadere. Sono 4.250.000, non 2.250.000. Scusi, ma che calcoli fa lei? Sono tre interventi. Due di seconda, 750.000 lire, uno di terza, 500.000. No, caro professore, sono due di seconda e una di prima. Ma quale considera di prima, scusi? Quella di questa donna, la contadina. Signorina Fabiani, ma che dice? Ma non si ricorda che il professore ci ha raccomandato tanto di chiudere un occhio per questa contadina? Sì, il professore dice, ma poi se lo dimentica se la prende con me. A parte la contadina, lei quale considera quella di terra? È quella della baronessa, no? Ma come? Se mi ha detto lei che la baronessa è piena di soldi. Sì, è piena. Che fa lei, sorella? Lava i ferri, professore. E manca per la pregare, manca a me, no? Ma che c'entra piena di soldi? È una laparotomia esplorativa, scusi. Senta, professore, facciamo così. Consideriamo tutti e tre gli interventi di seconda, va bene? Consideriamo, va, se no ci gonfia veramente un dirigibile questo con tutto l'ossigeno che consuma. Venga di qua, va, signorina Fabiani. Va bene, facciamo questo calcolo, su. Dunque sono 750.000 per 3 che fanno 2.250.000. Aspetti un momento, 750.000 per 3 fanno 2.250.000, signorina. Sì, più la percentuale dell'equipe, il 55%. 55%? Sì. 1.237.500, più 2.250.000. Più 2.250.000, 0,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 
3.487.500. Ecco a lei. Ecco. Grazie. Accevi? Attacca, maestro. Bisturi. Siamo in una clinica, siete rappresentanti dei medicinali, non vendete saponette. Una alla volta vi dicevo tutti, non aggredite. Sono felice di vedere la splendente di chi sei? Ma lei è stato qui anche l'altro giorno. Ogni promessa è debita. Che? Ah, inglese. Bellissimo. Omaggio della vita. 3.486. Vieni, vieni, De Matis. Ho qui una lettera del povero Pestellini. Che è morto? No, dico povero per dire che esercita Catania. L'ha portata una signora che ha il bambino affetto da stenosi mitralica. Pistilli la consiglia di farlo visitare dal professor Azzarini. Perché ha scritto a te? A me, a te. Beh, che? Naturalmente. Ci ha attaccato il chiodo. Un chiodino? Avrei da mostrargli dei prodotti nuovi. Dopo. Colombo, eh? Che sono, ebrei? Non lo so. La signora mi ha detto di avere un negozio di tessuti. Tessuti, Colombo, ebrei, no? Il cuore è ingrandito, specie il ventricolo sinistro, animato da espansione sistolica, dilatazione dell'atrio sinistro, contrazione prematura. Dica. Lo si vede meglio nell'elettrocardiogramma. Sì. Segni di sovraccarico ventricolare sinistro. Sì, certo. Contrazione di ampiezza e durata maggiori del normale, spesso con un cinque. Ma professore, ha visto? Ho visto. Bene. Sono paroloni, non ti lasciare impressionare, sai bimbo? Ci sono abituato, professore. C'è qui la cartella clinica rilasciata dal dottor Pistilli, piuttosto... Sì, la vedrò dopo, voglio studiarla con molta calma. Signora, quando ha avuto l'ultima crisi il suo bimbo? La settimana scorsa, proprio dopo la prima comunione. Ah, dopo... Beh, allora, che mi hai detto? Loro non sono ebrei? No, perché? Ma voi non avete degli interventi, che fate? Bene, avevamo quattro, ma Azzarini ha voluto avere a disposizione tutte e tre le sale operatorie. Instancabile il nostro Azzarini, instancabile. Non ci ha nemmeno permesso di assistere, come se temesse che gli carpissimo proprio qualche così. Segreto. Andate, non conosci. Beh, ma dico, fra mezz'ora avremo una sala libera. Arrivederla, signora, andiamo. Buongiorno, a operare. Andate, miei cari, andate ad operare. Venga, signora, passiamo nel mio studio. La sua decisione di fare visitare il bimbo dal professor Azzarini dimostra quanto amorosa lei sia come mamma. Speriamo di aver fatto bene. Mi hanno detto che il professor Azzarini è uno dei migliori. Non uno dei migliori, il migliore. Vengono da tutto il mondo per consultarlo. Sarà bene avvertire il professor Azzarini prima che vada via. Sì, ci penso io. Oggi non vorrei che fosse troppo stanco. Intanto possiamo fare delle ricerche al nostro Paolino, signore. Abbiamo tutto, professore.
radiografie, stratigrafie, elettrocardiogramme, analisi. Sì, lo so, signora, ma io preferisco far fare le ricerche ex novo dai miei collaboratori. Buono, Paolino. No, lo lasci giocare, signora. Intanto possiamo trovare al nostro Paolino una bella sistemazione, una camera che dia sul giardino. Non c'è nessuna camera libera. E invece c'è, Sor Beatrice, c'è, vero? Va bene, professore. Sì. Per il nostro Paolino c'è sempre una camera libera. Grazie, professore. Sigaretta? Non fumo, grazie. Vogliamo andare? No, io in corsia non ci vado, io pago caro il salato e voglio la camera. Appena sola. Si fa libera un'altra camera. Vediamo il professor Tettile, voglio parlare. Brighiamoci per favore, su. A mezzogiorno minestrina e coscetta di pollo con zucchine e frutta cotta. Proprio le cose che non ci piacciono. Bene, scommetto che la dottoressa Olivieri ha già preso il nostro Paolino sotto la sua tutela. Vuoi vedere che indovino che cosa ti ha prescritto, Paolino? Minestrina in brodo, coscetta di pollo e carotine. No, zucchine. Ah, e bollite, scommetto. Dottoressa Olivieri, il nostro Paolino può mangiare di tutto, poco ma di tutto. Perciò senta che cosa preferisce il bimbo. Com'è buono lei, professore, con i bambini. E con le mamme. Sono papà anch'io, signora Colombo. Permette? Dunque, ho parlato con il professor Azzarini, ma purtroppo, come prevedevo, era molto stanco. E io voglio che visiti Paolino con calma. E allora quando? Ma se avremo fortuna, così mi ha promesso la sua segretaria, la settimana entrante... La settimana entrante? Sì. Signora, lo sa che ci sono dei pazienti che aspettano anche 2 mesi? Sì, sì, lo so, che ma... Che fa lei? Resta a Roma, vero signora? No, purtroppo io devo ritornare subito a Catania. Io sono la titolare dell'azienda e domani c'è la tributaria. Verrà mio marito per stare vicino a Paolino e io poi... Non si preoccupi per Paolino. A Villa Celeste Paolino sarà come a casa sua. E io veglierò sul bimbo come se fosse mio. A che ora parte il suo aereo, signora? Alle 19:20. Se permette, l'accompagno. Vede, signora? L'aeroporto è là, ad un tiro di schioppo. A volo d'uccello, come si dice. Che peccato. Visto? Eccoci già arrivati all'aeroporto, signora Corradina. Non so come ringraziarla per la sua gentilezza, professore. Posso suggerirglielo io, signora Corradina? Mi dica, professore. C'è un aereo alle 23:40 per Catania. Prenda quello, signora Corradina. Perché, professore? Potremmo ancora stare un po' insieme. Ma sono più di 5 ore. Le sembrano molte? No, ma... Ci sono momenti e atmosfere che non si possono ripetere. Guardi che meraviglioso tramonto romano. Prenda l'aereo delle 23:40 per Catania, signora. Ma come faccio? Mio marito mi aspetta all'aeroporto. Penserà che lei ha perduto l'aereo. Io sono sempre così puntuale. E appunto per questo lo penserà. Dove mi porta, professore? Ha fiducia in me, signora Corradina? In lei, sì. E allora via, senza esitare. È un caso che mi preoccupa. Gli ho fatto una sorvantina, ma se continua così bisogna chiamare Tersilli. Scusi un momento, una telefonatina in clinica. Vengo subito, signora Corradina. Pronto? Sono io. Ah, sei tu, dimmi. Quale congresso? Ma non mi avevi detto niente, sarei andata dal parrucchiere. Beh, non importa, a che ora passi a prendermi? No, cara, non è il caso che tu venga. È una serata inaugurale, non è il banchetto di chiusura. Le signore non sono invitate. Mi dispiace, cara. Perché non vai al cinema con papà? No? Io non lo so, cara, appena finito il congresso, Bene, allora buon divertimento. Sai che divertimento, dovrò stare per delle ore con la cuffia, cara. E per la traduzione, sono quasi tutti stranieri. Ah, ci sono tutti Barna, Debachi, Cooley, Paté, Popov, tutti. Se non vado io, cara, penseranno che sono contro i trapianti. Fammi andare, bacino, cara. Mi scusi, signora Corradina. Prego. A Villa Celeste dormono tutti come degli angioletti. Come si preoccupa lei dei suoi malati? È la mia vera, sola e grande famiglia. Guardi. Che cos'è? È il mio guscio. Le piace? È sua? No, ufficialmente di una società panamense. Per le tasse. Ma in effetti è mia, signora Corradina.
Permetti? No. Capitano Terzilli le dà il benvenuto a bordo della Celeste Seconda. Lei ha proprio tutto, professore. È il mio unico svago, adoro il mare. A volte quando posso, raramente purtroppo, io mi rifugio qui con i miei marinai e corro il mare come un vecchio corsaro. Che bello. Sì, le piace? Sì, ma non ci saranno solo i marinai? Sì, purtroppo. A mia moglie non piace il mare. E com'è possibile? Molte altre cose non le piacciono. Abbiamo gusti diversi, signora Corradino. Non è felice lei, professore? No. E lei, signora Corradino? Non me lo domandi. No? No. Suo marito è siculo? No, è piemontese, ma ci ha piantato in Sicilia. No. Quando? Non sapevo che vi aveva piantato. No, mio marito è già piantato in Sicilia. Ah, trapiantato? Perdone l'accento. Lo adoro. Non lo cambi, signora Corradino. Ah, non c'è pericolo. Dove mi porta? Non ha fiducia in me, signora Corradino? In lei, sì, professore. Stia attenta alla testa. No. Pronto, casa Terzilli? Mi può chiamare il professore? Ma che fanno? Lo stanno cercando. Sì? Ah, è uscito, è andato all'EUR? Un congresso di cardiochirurgia? Bene, grazie. Vengo! A quest'ora telefonano. Sì? Palazzo dei congressi. Come? No, no, non c'è nessun professore qui, niente. Il congresso si apre domani. Sì, buonanotte. Professore, volevo sapere se Guido ha detto una bugia o no. Mi ha detto che le signore non sono invitate questa sera all'apertura del congresso. Ah, è il congresso di cardiochirurgia all'EUR. Oh, perbacco. Quella sciocca della mia segretaria aveva detto che era per domani sera. Ho appena il tempo di prepararmi. Per fortuna che la mia relazione era già pronta. Ma senti un po', Anna Maria, dato che mia moglie se n'è uscita, perché non mi accompagni tu? Pronto, casa Terzilli? È tornato il professore dal congresso? Ancora no. Mi scusi, ma è un caso molto urgente. Ah, beh, sarà da qualche paziente. Cinci. Professore? La sfoglio, signora Corradino. Perché, professore? Non ha fiducia in me, signora Corradino? In lei sì, professore. E adesso che fa, professore? La bacio, signora Corradino. Posso dirle una cosa, professore? No, vuoi dire dopo? No, prima. Dilla. Dal primo momento che l'ho visto io l'ho amato. Venga, venga, signora Corradino. Dove mi porta, professore? In pompa, signora Corradino. Non ha fiducia in me? In lei sì, professore. Venga, signora Corradino. Come dice il poeta, arma la pompa e salpa. Suor Beatrice, non possiamo più aspettare, bisogna chiamare il professore Azzarini. La prego, è urgente. Chiami casa Azzarini. Speriamo che almeno lui ci sia. Il professor Azzarini? Non c'è? E anche lui al congresso dell'EUR? Va bene, allora richiami il congresso. Beh, ma qui è tutto chiuso, non c'è proprio nessuno. Ma allora aveva ragione la mia segretaria.
Volevamo fare una sorpresa a Guido e invece l'ha fatta lui a noi. Sì, a meno che non ci sia un altro congresso di cardiochirurgia. Lei crede, professore? Mi sembra molto difficile. Povero Guido, si sta facendo ogni giorno più distratto. Già. Pronto? Sì? Mi dica, sorella. Cosa? Vengo subito. Andiamo, signora Corradina, che l'aereo parte fra 20 minuti. Chi attenta la testa? Guido, che bello. Sì. Vuoi che resti? Dove? Con te. Partiamo per un'isola tropicale. Ma che tropicale? L'aereo parte fra 20 minuti, signora Corradina. Sì, sì, lo sento. Tutto su. Vuoi che io resti, ma non hai il coraggio di chiedere. Andiamo, 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 andiamo. Su. Vuoi, vero? No! E non voglio neanche che lei mi dia del tutto. Su. Ma Guido! Professore! Ma come? Poco fa mi hai detto che mi amavi. Bene, se l'ho detto vuol dire che lo pensavo, ma in quei particolari momenti. Signora Corradina, io e lei abbiamo dei doveri che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Mi metterei a piangere. Sì, anch'io mi metterei a piangere se non dovessi guidare. Pianga, pianga, signora Corradina. Il pianto è il miglior rimedio nelle turbe psicofisiche. Ma allora anche lei soffre, professore? Sì, ma mi trattengo. Oh, come sono felice. No, Corradina, sta su. Che fai? Si controlli. Contare i tamponi. Ma che sta succedendo in questa clinica? Ma come vi siete permessi? Senza la mia autorizzazione. Per favore. Verso le 10 il piccolo ha avuto un collasso. Il dottor Fatale gli ha praticato un'iniezione di strofantine. Era cianotico. Le vene del collo turgide. Il polso venoso era presistolico. Bisognava intervenire d'urgenza. L'abbiamo cercato dappertutto, professore, dappertutto. Ma dov'era? Abbiamo chiamato anche il professore Azzarini. Non era in casa. Il dottor Cremona ha confermato la mia diagnosi. Stenosi della tricuspide. E ha provveduto subito per l'intervento. Lei, professore, non c'era, non potevamo attendere oltre. Sarebbe stato troppo pericoloso. Sta tranquillo, Tersilli. L'operazione è riuscita perfettamente. Non aveva alcun dubbio in proposito. Azzarini non avrebbe potuto far meglio. Né con più sicurezza e mano ferma. Cremona è stato invitato negli Stati Uniti dalla Fondazione Oppenheimer e lì ha lavorato per più di 3 anni con i più grandi cardiochirurghi come De Beke, Cooley, Freeman. Tornato in Italia ha cercato di mettere a frutto le sue esperienze. Ma a Bologna, a Bergamo, a Padova, i soliti baroni gli hanno impedito di operare. Allora l'ho fatto entrare qui a Villa Celeste senza che tu ne sapessi niente perché aveva bisogno di lavorare. Non mandarlo via. Cremona è disposto a rimanere nell'ombra finché in Italia ai giovani non sia finalmente consentito di aprirsi una strada. Ma che stai dicendo? E chi lo manda via? Cremona deve restare a Villa Celeste. Grazie. Vai, vai, vatti a riposare, De Amatis. Ciao. Che a Cremona ci penso io. Grazie. E grazie. Hai capito? A Villa Celeste avevamo un secondo Azzarini e non lo sapevamo. Professore?
No? E che è? Sor Pasqualina, e che è successo? Mi sono addormentato. Che ore sono? Sono le 9. Oh là, già girato? Sì. Il piccolo Paolino si è già risvegliato e sta molto meglio. Ah, quel dottor Cremona è straordinario, ha proprio le mani d'oro. Sì, va bene, ma non esageriamo adesso, Novità? C'è di là il signor Colombo che vuole parlarle. Colombo? Il signor Colombo? Professore, io non so come ringraziarla, lei e tutto il personale, le suore. Arrivo adesso da Catania. Sì? Sono ancora sconvolto. Sì. Ah, anche mia moglie, quando è arrivata questa notte, mi aveva detto che non c'era nessun pericolo, e invece, grazie. Grazie. Il medico, quello giovane, mi ha detto che possiamo stare tranquilli e che l'operazione è riuscita perfettamente. Paolino tornerà a essere un bambino sano come tutti gli altri. Certo. Per il professor Azzarini. Che? Per il professor Azzarini. Grazie. Grazie. Anche a nome del professor Azzarini. Permesso? Buongiorno, signora Colombo. Allora, il pulso è normale. Come va? Qui all'ascolto non si sentono né fremiti né fibrillazioni. Più tardi gli faccio un altro elettrocardiogramma. Bene. Secondo me il decorso è estremamente favorevole. Se vuole sentire anche lei, professore. No, basta guardare l'aspetto di Paolino per capire che le sue parole sono vere. Vorrei sottoporre la terapia che io ho previsto. Dopo. Lasciamo che il nostro Paolino riposi tranquillo, vedete? Quando crede che verrà il professor Azzarini, io vorrei tanto ringraziarlo. Se non c'era lui, professore, ci sarà modo di ringraziarlo. Comunque, anche senza il professor Azzarini, c'è qui il nostro dottor Cremona, del quale dovete avere la massima fiducia. Venga, venga Cremona, lasciamo il nostro Paolino solo con il papà e la mamma. A più tardi. Senta, professore. No, ho capito a che cosa sta pensando, ma si sbaglia. Non badi alle parole. La vera ragione è che lei ha talento, e io me ne sono accorto. Ma ha bisogno di farsi conoscere, di mettersi in evidenza. E in me non ha soltanto il primario di una clinica, ma un amico, si ricorda? Sì, va bene, professore, io la ringrazio. Ma Azzarini cosa c'entra in tutto questo? Che c'entra Azzarini in tutto questo? Ma che fa Cremona? Pensa al presente e al futuro che deve guardare. Creda a me, Azzarini è al tramonto e chi prenderà il suo posto? Io lo so e anche lei lo sa. Buongiorno, caro. Buongiorno, professore. Buongiorno, Beatrice. Azzarini è già arrivato? Sì, da un pezzo, ha quasi finito l'intervento. Già? L'assegno è andato bene? Sì, ma hai chiesto di lei. Ahie, che vuoi? Bravo. Coraggio, commendatore. Molto bene. Su, su, apra la bocca. Tiri fuori la lingua da bravo. Molto bene. Perfetto. Signori, grazie a tutti. Professore, permetta che le esprima tutta la mia ammirazione. Cerca di esprimerla con i fatti, questa tua ammirazione. Da un po' di tempo mi fai venire per un solo intervento alla volta. Prova di raggrupparmeli, questi interventi. Il tempo è denaro, caro. Non è facile trovare dei paganti. Ormai non c'è italiano che non abbia la mutua. Purtroppo, ma la tempora currunt. Che? Ma chi è quello che opera? Ah, niente, è un assistente. Vano. Tutte le volte che vengo nella tua clinica trovo quel giovanotto che sta operando. Come si chiama? E Cremona, De Amatis, cerca di aiutarlo. Quando sono degli interventi facili, fa sempre operare lui. Anzitutto non bisogna mai lasciare operare gli assistenti. Quelli imparano anche troppo presto. Poi qui non si tratta di un intervento facile per niente, anzi. È una stenosi istmica della aorta. Caspita, l'intervento di Crawford. Ma quello avrei voluto farlo io. È un mutuato dell'INAM, professore. Però ha la mano buona il giovanotto. Certo che ce l'ha buona la mano, vecchio trombone. Ti sarebbe piaciuto farlo tu l'intervento di Crawford, ma è finita la cuccagna. Vero, Cremona? Se ne vanno già? Non ho preparato la ricevuta. Fa niente. Gliela spedirò a Valmontone. Non si preoccupi, restiamo a Roma, spero di trovare un po' di lavoro. Glielo auguro. Ah, una piccola offerta. Pure? Senta qui, se vogliono approfittare. Andiamo a piedi, ci fa bene. Mamma mia, che gente. Contadini, e così è di nuovo tra noi, signora Parise. Sì, quel dolorino, sor Pasqualine, invece di diminuire, è aumentato. Ma io non so se abbiamo posto. Ma quello il dottore ha detto, venga, venga quando vuole, per lei c'è sempre posto. Allora vediamo. Ecco, vediamo. Caffè. Già girato? Già girato. Novità? Tutti presenti.
Sigari? Che volete? Siamo la commissione interna. Interna di che? La commissione interna di Villa Celeste. Villa Celeste è una commissione interna? Senza il mio permesso. Le commissioni si formano motu proprio. Per diritto spontaneo. Non c'è bisogno di permesso. E che volete per diritto spontaneo? La stipulazione del nuovo contratto di lavoro. Ah. Ma fra noi non c'è mai stato un contratto di lavoro. Appunto per questo ha detto nuovo. Cari colleghi, cari amici, mi viene il sospetto che voi non abbiate capito lo spirito che anima Villa Celeste. I nostri rapporti sono sempre stati improntati a una reciproca comprensione. Io a voi vi ho sempre considerato come facenti parte di una grande famiglia. O no? Mi sono sbagliato? Non volete essere miei familiari? Bene. Leggiamo allora questo nuovo contratto di lavoro. Il personale della clinica richiede formalmente al direttore di Villa Celeste i seguenti miglioramenti economici e normativi. Aumento del 20% al personale di ruolo e del 15% a quello avventizio. Regolamentazione dei turni di lavoro, indennità per gli straordinari notturni e festivi, settimana corta, abolizione della percentuale sulle mance al personale subalterno, controllo amministrativo di Villa Celeste. Ma che volete controllare, scusate? Io vi faccio vedere i bilanci. I bilanci non ci interessano, lo sappiamo tutti come si fanno i bilanci. Che vuol dire? Che sono falsi? Noi diciamo soltanto che le nostre richieste sono basate su un attento e ponderato esame di un anno di attività della sua clinica. Mia? Della nostra? Buona questa. Bene. E allora sapete che vi dico a tutti voi? Per tutti non parlo del professor De Amatis, perché non credo che lui condivida. Sbagli, il professor De Amatis è solidale con noi come tutti. Sì, siamo tutti d'accordo. E allora ci mette anche lui, anzi lui per primo. De Amatis è un vecchio polmone che dovrebbe avere il pudore di ritirarsi. E in quanto a voi tutti, nessuna clinica vi avrebbe fatto le condizioni che vi ho fatto io. E adesso mi fate pentire di essere stato troppo generoso con voi. Mamma me l'aveva detto. Non li prendere con te quelli. Loro non ti saranno mai amici. Perché sono invidiosi. Ecco che mi ha detto mamma. Noi non le saremo mai amici, perché lei guadagna troppo sfruttando il nostro lavoro. Sì, sì, hai ragione, ma che scherziamo. Stia zitta. Si ricordi che lei sta qui perché sfrutta l'amicizia di mio suocero. Io sto qui perché ho la laurea e ho diritto più di lei. Lei non sa distinguere un'ernia da un'appendicite. Io da lei non mi farei nemmeno soffiare il naso, professore. Si sa come è diventato professore. Con le pubblicazioni che hanno scritto Truffo, Guberti e l'Anatoli. E con la complicità di quel polmone di Azzarini, che lo sanno tutti, se la intende con sua moglie. Vieni fuori. Sono nato. Ecco che mi ha detto mamma. Soccola. Ecco che mi ha detto papà. Siamo desolati, ma allo stesso tempo ti preghiamo di tener conto delle nostre rivendicazioni, che riteniamo giuste e irrevocabili. Andiamo, ragazzi. Andiamo. È commosso, cosa vuoi? Momento! Parlare di... Dato che le vostre richieste sono irrevocabili, vi darò la mia risposta altrettanto irrevocabile. Ve ne potete andare tutti col coco, anche subito. Di medici meglio di voi, intelligenti, giovani, bravi, preparati, che fanno la fame, l'Italia è piena. Via, 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 via. Andatevene. E allora i medici che cosa ti hanno risposto? E che dovevano rispondere? Se ne sono andati con la coda fra le gambe. Volevano il contratto di lavoro, le tariffe sindacali, controllare i bilanci. Però la colpa è anche tua. Tu non dovevi invitarli qui quella sera. Le ho visti come guardavano i quadri, i mobili, i tappeti. Loro e quelle colonne delle loro mogli. A proposito di colone, metti sulla clinica la dottoressa Olivieri. Non sai che cosa è uscito dalla bocca di quella tua protetta. Non parlare così. Si è permessa di insinuare che Azzarini ha un rapporto con tua figlia, pensa un po'. Questo non lo crederò mai. Quello che ha detto la Olivieri o che tua figlia ha veramente un rapporto con Azzarini? Cosa ha detto la signorina Olivieri? Oh, no, Maria, a quest'ora, sapete che suo padre era colato. Ho fatto una domanda. Ma niente, pettegolezzi, figlio. A proposito di cose vere, invece, sono stata da Azzarini e gli ho chiesto alcuni consigli. La cosa non ti interessa? No? Già, a te non interessa quello che può avere tua moglie.
Tu sei troppo occupato a distrarre le madri dei tuoi piccoli pazienti. Oh, ancora con la siciliana. Te l'ho spiegato mille volte. Aveva perso l'aereo. Una mamma in pena per il suo bambino. Io la lasciavo sola. Ma che c'entra Zarini in tutto questo? A un certo punto da Zarini è arrivato il dottor Cremona, quel giovane chirurgo di cui tanto parli da qualche tempo. E che è venuto a fare Cremona? Ah, vedo che la cosa comincia a interessarti. Sì. L'aveva chiamato Azzarini per informazioni su alcuni interventi che aveva fatto Cremona a Villa Celeste nelle ultime settimane. E che ha detto Azzarini? Ah, non lo sai? No. Allora te lo dico io. Tu hai fatto operare da Cremona dei pazienti facendo loro credere che l'intervento era stato fatto da Azzarini. Si tratta di povera gente che non ha nessuna possibilità di pagare le cifre che gli vuol far pagare il tuo professore. Azzarini non è il mio professore. No. E forse si trattava di povera gente. Ma tu non ti sei fatto scrupolo a chiedere loro le stesse tariffe di Azzarini. L'ha detto il dottor Cremona questo? No, il dottor Cremona non sapeva niente e non sa niente. Gustavo ha avuto la sensibilità di non dirgli. Gustavo, lo chiama Gustavo adesso. Vabbè, no. Sì, e se tu sapessi quello che ha detto Gustavo di te? Sentiamo, che ha detto Gustavo di me? Che sei un povero ometto, un miserabile, un accattone. Invece lui, gentiluomo, che si blocca in sala operatoria e non si muove finché non arriva l'assegno. Quello è impazzito perché io ho scoperto un giovane che sotto la mia guida diventerà famoso. Non credo che farà molta strada sotto la tua guida. Azzarini gli ha offerto di entrare in clinica universitaria come suo primo assistente. Ah, sarei io l'ometto, l'accattone, il miserabile, vero? Papà lo vuole con lui perché ha paura, ecco perché. Però Guido, tu devi riconoscere che ti sei comportato molto poco correttamente con Azzarini. Zitto, papà, che nella vita non hai fatto che imbrogli tu. Ma che stai dicendo? Ti sei imbrogliato a mezza Napoli con le tue case popolari, che quando piove l'acqua se ne porta via con tutta la gente che sta dentro. Anna Maria, Anna Maria, tu permetti che tuo padre venga insultato qui, in casa tua, da quest'uomo? Questa non è la mia casa. No, ti sbagli, questa è casa tua, intestata a te. E anche la clinica è nostra. Abbiamo il 66% delle azioni. Ecco, ha precisato papà. Ebbene, non dimenticarlo. Già, che stupida. Me l'ero dimenticata. Talis pater, talis figlia. E io che ho rifiutato 4 soldi d'aumento a 60 onesti lavoratori. Per chi? Per ingrassare un vecchio camorista. Pronto? Ah, è lei, sor Beatrice. Dica ai ragazzi di stare tranquilli. Professore, se ne sono andate tutti. Medici, infermieri, adesso anche i pazienti. La prego, venga subito. Se ne sono andati, tutti. Sì, con la coda tra le gambe. Dai, su, papà. Serve un medico. La signora Parisi sta molto male. E dove lo trovo un medico io? Ma... ah, già. Mamma mia. E allora? Ma sono io bene. Signora Parisi, come andiamo? Che mi si sente? Mi sento male, dottore, mi sento male. Aiutatemi. Febbre? Febbre alta ma intermittente, con brividi e sudori, nausea e vomito. Barangina? Non è niente, signora Parisi. È una crisi passeggera. Adesso Sor Cecilia le farà un'iniezione e le calmerà il dolore. Ma lei non si lascia andare, cerchi di reagire, eh? Dottore, non mi mandate via. Perché dovrei mandarla via, signora Parisi? No, perché so che quando non c'è più speranza voi. Che sciocchezza dice, è una crisi passeggera. Tra poco si sentirà meglio. Non mi lasciate, dottore, non mi lasciate. No, signora Parisi. Sono qui solo per lei. Oh, mio bello. Telefoni a Diamatis. Ha detto di no. Hanno detto tutti di no per solidarietà. Solidarietà, eh? Mi fanno ridere la solidarietà. Professore, per favore, telefoni alla dottoressa Anatoli. Le dica che accetta le loro richieste. No, mai. Ma da solo lei, che fa? Lei osa ancora telefonarmi. Non se lo permetta mai più.
Lei non solo ha abusato del mio nome, quello che è peggio, lei ha tradito la mia amicizia. Lei è un ladro. Lei è un autentico verme della terra. E come tale io la sputtanerò per tutta Roma. Nessuno, neanche più un veterinario, vorrà operare nella sua clinica. Buffone! Lo potrei pure denunciare. Rifiuto l'assistenza. La peralgina non è servita, i dolori sono ripresi. Deve fare qualcosa, non può lasciarla morire così. Pronto? Sì, ma il professore non c'è. Anna Maria, sono io. Ma come? Non capisco. Ma se ha detto di no a te, perché a me dovrebbe dire di sì? A me non può dire di no. Ah, è così che la pensi. Ma allora tu credi che fra me e Azzarini... E che cosa allora? Sai che ti dico? Sei un verme, un miserabile. Io faccio chiamare un'ambulanza, bisogna portarla in ospedale. No. Faccia preparare invece la sala operatoria. Ma professore... Faccia come le ho detto, è un ordine. Colica renale, diagnosi difficile. I sintomi sono simili a quelli dell'appendicite, della colicestite acuta, della pelviperitonite, della pancreatite, occlusione intestinale, ernia strozzata, torsione di cisto ovarica. Pronti? 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 Professore, per esprimerle tutta la mia... Yeah. Sì, sì, scusi, professore. Venga, venga, signorina Fabiani, che aveva paura che scappavo così, vestito da matto. Venga, venga. Si accomodi. E allora, vogliamo vedere a quanto ammonta? Ecco, questa è la somma esatta di quanto ci è dovuto. Azzarini, e che sorte queste voci? Intervento di prima categoria, supplemento notturno. Perché?
Ha qualcosa da obiettare lei? No, 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 per carità, dottoressa. Me ne guarderei bene io. Io non posso che ringraziare. Ecco. Grazie, dottoressa Fabiani. Ma le pare. Grazie a lei e a quel grande luminare della scuola romana. 2.800.000 lire per un calcolo a rete. Hai capito? E andiamo! Quanto ci mettete a rispondere? Passami la camera da letto. La signora è uscita. Quando? E dove è andata? E dove può essere una donna che ha un marito che non sa cavarsela da solo, eh? Anna Maria, tu eri qui. Amore mio, perdonami per quel che ho detto. Ma avevo perso la testa, sai? Se sapessi che giornata. Grazie, amore. Mi hai salvato, sai? Hai salvato me e quella poveretta. Ma lo sai che stavo per operarla io? Tu? Ah, no? Ma quando mi hanno messo il bisturi in mano? Povero mio professor Tersilli. Povero professore, sì. Almeno, quando ero solo medico della mutua, un'influenza la sapevo guarire, un'indovenosa la sapevo fare. Ma adesso non mi ricordo più niente. Chi sono io adesso? Un direttore d'albergo sono, ecco chi sono. E allora, signor direttore, vuoi chiamarmi un taxi? Un taxi? Ma che te ne vuoi andare? Vengo con te. No, i direttori devono sempre restare quando ci sono ospiti illustri. Oh, amore mio. Ciao, amore. Ti aspetto a casa. Ciao, Anna Maria. Grazie, amore. Professore! Professore, è un miracolo, professore, è un miracolo, non ho più bisogno di essere operata. Era un calcolo e nell'ultimo spasimo l'hai espulso. Ma che dici? Bene! L'assegno! 2.800.000. Sono andati via. Dov'è il professore? Quando ero a Ginevra, primo assistente del professore Roger, il grande Roger. Professore, che ce l'ha con me? Successe un caso analogo. C'era un paziente... Ma, signorina Fabiani, non ha più operato, mi ridà l'assegno? Mi dispiace, professore vestito e spogliato come se avesse operato. Sì, questa non la sapevo. E che è il professore? Una comparsa di Cinecittà? Vestito e spogliato. La colpa è tua, mamma, anzi, è mia e tua. Avanti, 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 sempre avanti. Devi essere il primo di tutti. Eccolo, mamma, guardalo il primo. Primo, unico e solo, m'hanno lasciato tutti, mamma. Sai che ti dico, mamma, io voglio tornare a fare il medico. Magari il medico condotto, ma il medico sul serio. Villa Celeste, se la tenga mio suocero. La dia pure alla dottoressa Olivieri. La voleva la clinica di chirurgia plastica per ingiovanire le vecchie? Eccola, mamma, gliela lascia, è pronta. Ma è possibile, Guido mio, che debba essere sempre io a insegnarti quello che devi fare? Che vuoi dire, mamma? Come che voglio dire? Guardami. Sì, ti guardo. Mamma, sei tornata! Sì, non ti avvicinare, se no mi scucci tutto. No, no, oddio, che hai fatto? Ho fatto quello che vorrebbe fare la Olivieri, ringiovanire le vecchie, non ti accorgi di nulla? Sì, ma accorgo, sei vestita da indiana. Ma come, non vedi che viso fresco che ho? Non vedi che sembro un arrocino? Perché parli così col culo da gallina? Non guardare il particolare, sapessi come mi sento giovane. Oggi, Guido, tutti vogliono essere giovani. Tu hai perso tanti anni a curare i malati, ma sono i sani che bisogna curare. Levare le rughe, rifare un naso, un seno. Tu devi far diventare Villa Celeste come la clinica del professor Stroganov. E chi è Stroganov? Chi è Stroganov? È un mago, Guido. Taglia, cuce, vuota, riempie, accorcia, allunga. Sai che dice Stroganov? La vecchiaia e la bruttezza sono delle malattie da cui si può e si deve guarire. Ma pensa quanti vecchi e quanti brutti ci sono in Italia. Una miniera d'oro! Buenos días, bonjour. Volete venire, mie care? Sì. Che entri, lo ricevo in piedi. Allora, cosa mi direbbe? Dare intanto una tiraccia. Non è che il manico del nostro cesto. Il manico del nostro cesto. Professore. Sì, buona, buona. Permesso, professore. Mi lasci passare, ho un appuntamento. Avanti, avanti, chi è?
di che si tratta? Come? Ma non vede che naso? Lo vedo, niente di grave, naso a peperone. Uno degli interventi più facili, più sicuri e meno costosi. Basta pelare il peperone e voilà, il tutto per 1.000.000. Permette, signora? Levate le orecchie che si legano in testa e il resto è tutto da rifare. Il suo identikit, lei oggi è così. Oh, ma professore! Zitta! Lei oggi è così. Intervento totale. Alla Strogonoff sulla regione mammaria, epigastrica ombelicale, glutea e femorale laterale, otterremmo questo risultato. Dorothy, tutto compreso 5.000.000 e 2. Mi sento già più giovane, guardi. Buona, si rompe. Helgo! Oh!